Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Fame Chimica. In questi giorni di quarantena sembra che tutti sentano il bisogno irrefrenabile di uscire di casa, come se l'aria aperta avesse tutto ad un tratto creato dipendenza. Ed è proprio di dipendenza che vogliamo parlarvi. Non potendo realizzare i nostri video in modo tradizionale, abbiamo pensato ad una rubrica in cui parlarvi in modo molto semplice delle più famose molecole che costituiscono gli stupefacenti. Oggi, per cominciare, parliamo di uno degli allucinogeni più conosciuti in assoluto, l'LSD. Ma prima, ovviamente, sigla! L'LSD è un alcaloide, una classe di composti di origine vegetale che presentano uno o più atomi di azoto, di solito parte di un ciclo di atomi di carbonio. Quasi tutti gli alcaloidi hanno un carattere basico debole, il loro nome deriva appunto dalla parola alcali, che significa base, e sono probabilmente la classe di composti che ha influito di più sulla storia umana. Infatti quasi tutte le molecole di cui parleremo in questa rubrica sono alcaloidi. Questo gruppo di composti interagisce fortemente con l'organismo di molti animali, ed è proprio per questo motivo che fin dall'antichità vengono usati per preparare svariati rimedi. L'LSD, o più correttamente dietilamide dell'acido lisergico, è stata sintetizzata per la prima volta nel 1938 dal chimico svizzero Albert Hofmann. Pochi anni dopo, nel 1943, Hofmann si ritrovò a sperimentare in prima persona quello che negli anni 60 verrà definito un trip d'acido. Un giorno ne assunse un po' per errore, probabilmente toccandosi la bocca con le dita sporche del composto da poco sintetizzato, e provò quello che descrisse come un flusso ininterrotto di immagini fantastiche, forme straordinarie con un intenso caleidoscopio di colori. Per verificare che tali effetti fossero dovuti all'LSD, decise di assumerne consapevolmente 25 mg. La riteneva una dose sicura, visto che era un quarto di quella usata normalmente per testare i derivati dell'acido lisergico. Peccato che si è rivelata in futuro essere una dose 5 volte superiore a quella necessaria per ottenere risultati allucinogeni più che soddisfacenti. L'LSD è infatti un allucinogeno 10.000 volte più potente della mescalina, che i nativi americani estraevano dalle piante cactacee e che utilizzavano nei loro rituali per avere visioni mistiche. Ma tornando ad Hofmann, una volta assunta la sua dose, prese la bicicletta e si avviò verso casa, vivendo quello che verrà poi definito un trip cattivo. Ebbe allucinazioni visive come la prima volta, ma sperimentò paranoia, sensazioni alternate di forte agitazione e paralisi, farfugliamenti, si sentì soffocare, ebbe la sensazione di uscire dal proprio corpo e percepì visivamente i suoni. Temette addirittura di aver subito danni cerebrali permanenti, ma la mattina seguente si svegliò in perfetta forma e senza effetti collaterali, con il ricordo nitido e completo dell'accaduto. Sintetizzare l'LSD è un processo lungo e molto pericoloso. La materia prima principale è la Claviceps purpurea, un fungo parassita tipico della segale e responsabile di una quantità esagerata di morti nel Medioevo, ma anche in tempi più recenti. Beh, da questo fungo si ricava l'ergotammina, ovvero il precursore principale dell'LSD. Come potete vedere, entrambe le molecole presentano una parte uguale, che corrisponde all'acido lisergico. Come se la pericolosità del fungo non bastasse, il processo di sintesi necessita di solventi cancerogeni come il cloroformio e l'idrazina. Idrazina che tra l'altro può anche esplodere quando riscaldata. Da 25 kg di tartrato di ergotammina è possibile ricavare circa 5 kg di LSD puro, che equivalgono circa a 100 milioni di dosi. In sostanza la domanda annua stimata per questo allucinogeno negli Stati Uniti. A causa dell'estrema pericolosità e difficoltà della sintesi, però, solitamente chi la sintetizza illegalmente sceglie di produrre partite molto più contenute, anche per limitare la perdita di precursori in caso di errori durante la sintesi. È anche importante specificare che la dietilamide dell'acido lisergico è una molecola chirale, per cui presenta dei centri di asimmetria. Un esempio di chiralità è dato dalle mani, infatti la parola chiralità deriva dal greco keir, che significa per l'appunto mano. Le mani sono immagini tra loro identiche, ma speculari, che quindi non si possono sovrapporre. Per la precisione, la molecola di LSD presenta due centri chirali, perciò ne esistono quattro diasteroisomeri. Di queste quattro forme uguali, ma diverse, solo una, la più LSD, è psicoattiva. Due di questi isomeri non vengono ottenuti durante la sintesi, perché il loro precursore non esiste in natura, ma per ottenere LSD ad un certo grado di purezza, la forma attiva deve comunque essere separata da quella non attiva tramite tecniche cromatografiche. Ma la domanda che vi starete facendo fin dall'inizio di questo video è: come funziona l'LSD? E come agisce sul corpo umano generando i suoi famosi effetti allucinogeni? Beh, l'LSD agisce sul sistema nervoso centrale e su quello periferico, in particolare sui recettori della serotonina, ma anche su quelli della dopamina, e ciò le conferisce le sue caratteristiche proprietà psichedeliche. La serotonina è un neurotrasmettitore che regola l'umore ed il sonno, ma anche la temperatura corporea, la sessualità, le funzioni cognitive, la creatività e l'appetito.
La presenza di LSD va ad interferire con il sistema nervoso legandosi ai recettori della serotonina al suo posto ed inibendo contemporaneamente la produzione di serotonina, limitando in questo modo la competizione per i siti attivi dei recettori. A causa della sua struttura, l'LSD si incastra con il recettore, facendolo funzionare sostanzialmente più a lungo del normale. Ciò porta alla produzione continua di un altro neurotrasmettitore, il glutammato, che interagisce con altri recettori innescando una reazione a catena che va a influire sulla regolazione dell'umore. Un'altra cosa molto interessante da notare è che l'LSD non provoca dipendenza fisica o crisi di astinenza, ma l'esperienza sensoriale e l'impatto psicologico del trip fanno sì che chi assume questa sostanza tenda a voler ripetere l'esperienza. Il margine di tolleranza però aumenta molto rapidamente e se, per ipotesi, si assumesse una dose oggi, domani sarebbe necessaria una quantità doppia per sperimentare gli stessi effetti. Proprio l'assenza di dipendenza e la sua scarsa pericolosità generale hanno fatto sì che a partire dagli anni 60 questa molecola venisse studiata ed applicata in psicoterapia, per trattare principalmente ansia e depressione, ma anche per alleviare crisi di astinenza provocate da altre dipendenze, come per esempio quella dall'alcol, o addirittura come antidolorifico. Ma non è tutto oro quello che luccica, perché l'utilizzo di LSD può portare a diversi danni sia a breve che a lungo termine, come per esempio attacchi di panico o disturbi persistenti della percezione. Un bad trip si comporta in certi casi esattamente come un evento traumatico, che può indurre traumi più o meno gravi, talvolta anche permanenti. Una pagina molto oscura della storia di questa molecola è rappresentata dal progetto MKUltra, un programma finanziato dai servizi segreti americani che ha rovinato la vita a moltissime persone. Il programma consisteva nella sperimentazione di dosi massicce di LSD, altri allucinogeni e talvolta tortura su volontari, carcerati e addirittura cittadini inconsapevoli, in centinaia di esperimenti clandestini. Questi test avevano lo scopo di sondare le potenzialità della tortura psichedelica negli interrogatori, ma erano anche atti a studiare e comprendere i rudimenti del controllo mentale. Le sperimentazioni si sono svolte principalmente dal 1953 al 1964, ma il progetto è stato ufficialmente chiuso nel 73. Tuttora non è chiaro quante persone siano state coinvolte in questo progetto e quante vite siano cambiate per sempre, perché data la natura illecita dello stesso, la CIA ha distrutto gran parte della documentazione, ma la crudeltà del progetto MKUltra e i danni causati dall'LSD hanno lasciato una profonda cicatrice nella storia umana, entrando nella cultura di massa e ispirando anche numerose opere tra cui romanzi, film, videogiochi e serie TV. Detto ciò, speriamo che questo nuovo format vi piaccia, perché è probabile che dovremo adottarlo per un po' per cause di forza maggiore. Vi invitiamo come al solito a consultare le fonti che vi lasciamo in descrizione, perché ci sono tante cose molto interessanti che non abbiamo approfondito e vi diamo appuntamento al prossimo video di Fame Chimica. Ciao a tutti!